miliardi alle banche che gli hanno prestato quei soldi in quel periodo. Senti, se ecco perché ha rubato sempre i soldi, stiamo parlando di Massimo Moratti, quel bastardo infame di merda, perché aveva scoperto tutti i debiti già contratti da Massimo Moratti, e la documentazione del povero David è stata mandata allo YouTube fiorentino Alessio. Capito? Allora, risulta che l'Inter è... Come vogliamo farla passare questa schifosa persona? Io, non tanto l'Inter, ma è lui, lo zozzone, zozzo, schifoso, ladro, sola, che usa l'Inter. Già ai tempi, quando dopavano la squadra con tutto quel caffè, volevo fare una domanda. Massimo Moratti, ma ai tempi de corso, capisci? Con tutto quel caffè che davi alla squadra per farli corso, ma se tu li drogavi, li risparmiavi, capito, zozzo? La Saras, la tua società, non produce utili dal 2000! E stiamo parlando da 24 anni! Il povero David, quello che è morto, fatalità al cavolo, si è suicidato, ma nessuno me lo toglie dalla testa che c'è sta pure in quell'occasione la tua zampaccia lurida. Il povero David, visto la puzza, praticamente ha visto che tu prendevi i prestiti e non davi un cazzo, inculavi le banche, mentre a me la banca, la mia banca, mi sta perseguitando per 70 euro. Ma non è perché io per 70 euro, vedi lo schifo, è che questi zozzoni della banca non mi fanno chiudere il conto e mi fanno pagare le spese, allora mi stanno tartassando per 70 euro. Però la domanda sorge spontanea: se questo schifoso personaggio ha miliardi di buffi con le banche, perché venite a romper cazzo a me per 70 euro di spese che io non dovrei darvi? Comunque questa è un'altra triste storia. Stavamo parlando del Lurido. Il Lurido nel 2006 voleva fare secca sia la Juve che il Milan, però fece solamente secco la Juve. Lo schifoso ha fatto bene 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 scremare, come diceva quel giornale, quel PM, quell'avvocato difensore di Moggi, qualcuno ha fatto il farmacista, questa sì, questa no, questa sì, capito? E da terzo, a 70 punti di distanza, quell'altro infame di Guido Rossi, uomo Telecom dell'altro infame Tronchetti Provera, scippolo lo scudetto appena vinto alla Juve e lo dette a quella merda di squadra. Ma sarà capito lo schifo? Ci saranno... Ma quante imputazioni? Ma tanto sta avvenendo tutto fuori, ragazzi, sta avvenendo tutto fuori, perché lo schifo deve finire. L'ultima, la regina, che cosa hanno fatto? Il Modena, non mi ricordo adesso, scusate, è stato... la Covid è stata dura, con il Modena, mentre con l'Inter non si sa niente. Ma lo schifo è l'informazione, che pena che me fate, oh. Siete tutti pupazzetti, nelle mani di quel viscido. Ma che fa, Peminascia, che fa sta merda d'uomo? Ma questo uomo di merda, Peminascia, ma tu ti interessi? Se non sei interista oggi come oggi, che fai? Non lavori, in qualsiasi campo, nella magistratura, nell'informazione, nel giornalismo, nella TV di Stato, nelle radio private. Dimmi, io che sono juventino, posso fare Corriere, che ne so, il manuale? Amico mio, non dico da Roma perché non voglio parlare male da Roma, capito? Ma io sto parlando di questo essere immondo, di questo zozzone, manipolatore. Voglio solamente dire una cosa al signor Maurizio Viola, PM di Milano. E signor magistrato, io so che lei è una grande, gran bella persona, ha combattuto la mafia, l'andrangheta,
e tante altre cose. Non mi caschi in basso perché si vocifera del fatto della, come si dice, si vocifera del fatto della cena con Marotta, eh? Per favore, non si faccia. Lei è un magistrato anche quando dorme. Stiamo capendo? Io non voglio accusare nessuno, ma visto che si dice che poi avete fatto una cena, ci rimarrei molto male, perché lei alla procura di Milano è stato inviato perché per fare pulizia, mi raccomando, eh? Identità bianconera, ha mandato quell'esposto per vedere chiaro, che poi sinceramente lei è un paladino da giustizia, non si smerdi, come dicono a Roma, per l'Inter, non ne vale la pena, perché l'Inter usa la gente. Io sto dicendo, l'Inter, Massimo Moratti ha sempre usato la gente, è sempre stato un truffatore, per favore, ok? Eh? È una preghiera la mia, non faccia che persone come Massimo Moratti vadano avanti così indisturbati e impuniti, eh? Adesso sta parlando Ergoppo, Desiderio Ergoppo, capito? Noi vogliamo solamente un trattamento paritario, come lo ha la Fiorentina, la Juventus, cioè e il Napoli. Vabbè, dai, non vogliamo lo stesso trattamento di Inter-Napoli, sarà capito? Però vogliamo un trattamento che sia uguale per tutti. Io devo pagare 10 euro e devo pagare pure lui. Io non posso partecipare, neanche lui deve partecipare se non è in grado. Ma non è che tu mi metti in una società, la grand power, il cazzo che te se frega, 30.000 euro, e dai, è una presa per culo, è una presa per culo, sarà capito, cioè, capito, l'assurdo, 30.000 euro, vabbè, come garante, cioè, mi è da ridere. Ragazzi, io non vi ho chiesto di iscrizione al canale perché tanto ho detto sì, se so pure cancellati. Lo so, è uno dei, è un interista del cazzo, ma io non ce l'ho con gli interisti, ce l'ho solamente per il fatto che non ammettono l'evidenza, cioè più evidente di così, cioè più evidente di così, capito? Allora hanno levato l'iscrizione, ma sti gran cazzi, a me non c'è problema, perché questo non è, io lavorerò fino a 80 anni, grazie a Dio, se Dio mi dà, capito? Se me Dio mi dà un bel gratta a bici, capito? No, a parte tutto, ragazzi, un abbraccio, speriamo che Identità Bianconera, grande, grande Andrea, te voglio bene, sei una persona, una grande persona, speriamo che Identità Bianconera faccia il culo a quegli zozzoni, ok? Ciao, al prossimo video.